Buonasera a tutti. Benvenuti al nostro River to River, Chai Time. To River to River Chai Time. Ci scusiamo per il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto, cioè dall'India il nostro ospite e la nostra ospite ha avuto qualche piccolo problema di connessione. Eh, ricordo tutti che ehm, durante questi chat time e questi incontri con i nostri ospiti chi è collegato può fare delle domande nella live chat sia di Facebook che di, che di YouTube e che i nostri ospiti risponderanno in diretta. I would like to remind you, for those who are following us, that you can ask questions using the live chat, both on the uh, Facebook uh, page or YouTube channel. You can ask the questions. We will turn them to the guests, and you will be uh, you will answer to the to you will listen to the answer. Sorry. Quindi chi di voi avesse visto, spero tanti, il film di ieri sera, Manni. Abbiamo qui con noi la produttrice e attrice protagonista del film di Mani, Sonal Segal. So for those who watched the film last night, many, and I do hope many of you did. We have here tonight the producer and actress Sonal Segal. Buonasera, hello Sonal. Hi, salvage Thank you so much for having me. And I'm really sorry for the technical uh, trouble we just had. Grazie, Selvaggia, per avermi invitata. Mi, mi scuso ancora per questo problema tecnico che c'è stato dall'India. Beh, l'importante è che siamo riusciti a collegare. Mi pare che tu abbia un collegamento un po' eh, così ballerino, quindi incrociamo le dita. siamo molto felici riuscito a we get the feeling that you have a somewhat uh, a fragile connection so let's keep fingers crossed and everything oh. will go well, we do hope yeah. <laughs> allora dunque <laughs> esatto, yes allora eh, il film di ieri Manni, di ieri, ripeto, il film è, in, è stato in proiezione ieri sera e, e rimarrà in proiezione per qualche altro giorno è una coproduzione con la Lettonia quindi ha eh, un setting molto interessante, parla di eh, Beh, di artificial intelligence in qualche modo, comunque di un, un esterno, una macchina esterna che poi prende, il, prende eventualmente il sopravvento sulla vita del, della protagonista. Quindi eh, un, po un po' come le storie di Black Mirror, insomma sono storie eh, sempre più frequenti che vediamo nel, nei film o, o nelle serie, e è abbastanza inusuale per essere un, un tema che viene dall'India. Ecco, a me personalmente è piaciuto molto. So last night we screened Manny, your film, which mm -hmm. is quite particular because, and it will stay online for a few days. I'm just telling the audience. And so mm -hmm. the the, it, the film is set in Latvia and uh, it's about artificial intelligence, but most of all about how an external machine may end up prevailing over the life of, of the woman in this case. And right. so this is so the, the atmosphere, it reminds us a bit of uh, stories like Black. Mirror o other mm -hmm. things where you know th that we frequently see now in uh, TV series and films, but sono un po inusuali unusual per India. So, right. how come you, yeah. uh, this sì, come, come hai pensato, come ti sei trovata coinvolta in questo progetto? Perché non solo sei l'attrice, ma sei anche la produttrice. Quindi, in che modo hai no? ti sei trovata? So, how did you find yourself involved in this project? Because you are both the producer and the lead actress. So, how did it all come about? Okay. So, uh, first, to answer your first question about you know a story like this from India, I, you know, I have uh, um, I have visited a lot of festivals in the last few years and seen a lot of festival films, and. Um, you know they always um, concentrate on um, you know the rural India or the not so affluent India. There is, there is also another India which is very progressive and uh, technologically very progressive. Not tonight though, maybe. <laughs> but um, you know technology is a huge part uh, of our lives and it's becoming more and more. Um, so you know this connection with a phone is something, and it's not just in india you know this connection with a phone everybody has all over the world um which is why i wanted to make it a global story so you know co-produce it with another country because this is not just an indian story you know it could happen to anyone anywhere in the world but yet the protagonist um, is indian and her conflict is indian uh, so which is why Beh, devo dire che ho, ho girato molto per festival, quindi ho avuto l'occasione di vedere molti film. Spesso è vero che l'immagine che viene proiettata dell'India è principalmente l'India rurale, l'India di una volta e non molto affluente. Ma in realtà esiste anche tutta un'altra India. Che è molto avanti, molto progressista e anche altamente tecnologica. E questa è, eh, è una buona parte dell'India, cioè e pian piano la tecnologia. Questo aspetto tecnologico sta prendendo sempre di più campo e invadendo le nostre vite. Siamo sempre di più eh, connessi in India, tutti hanno un cellulare, uno smartphone. E quindi. Volevo in qualche modo che questa storia però non fosse soltanto indiana, ma assumesse diciamo, un, un respiro globale e quindi. Anche per in fondo è una coproduzione con la Lettonia e, eh, e la storia appunto si svolge lì, po ma potrebbe svolgersi ovunque. Ovviamente, poi è presente il conflitto della, 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 della protagonista con i valori dell'India, la sua storia indiana, quindi è una storia indiana ma eh, anche universale. Grazie, Sono. Il film è, stato, è uscito, ora, uscito nelle sale. Eh, al momento so che le sale in India sono, hanno riaperto. Se il film ha in, in programma di, di uscire in sala in India. So we know that uh, movie theatres in India are now open again. So mm. uh, is this film going to be released in India? Is your film going to be released in India? Um, the movie theaters have just opened and not all of them. Um, and I think they have a lot of backlog of films, uh, that are going into, you know, that have been holding back from going into theaters. Um, I'm not so sure right now because, you know, uh, COVID, COVID uh, our entire plan just went up in the air. So I'll have to, you know, we'll have to just put our heads together again and, um, figure out about a theatrical release. But uh, in the meanwhile, I, I feel like, you know, because of all of us are on and off in lockdown, I hear in Europe, uh, lockdown is back again. So I think platforms um, are going to be the ideal place right now to put the film. Beh, in realtà non tutte le sale cinematografiche hanno riaperto in India e, e quelle che lo hanno fatto si trovano diciamo con un arretrato di film da proiettare, quelli che appunto non sono usciti quando avrebbero dovuto perché c'era il lockdown, e, eh, e quindi c'è da considerare anche quello. E poi, con la situazione che comunque ancora c'è, eh, è difficile fare programmi e piani precisi. Quindi spero, non è sicuro quando uscirà, ma nel frattempo penso che. Ormai, in questo momento, con questi aprire e chiudere, questa situazione è sempre un po' altalenante. Credo che le piattaforme eh, siano veramente la modalità ideale per godersi il cinema. Beh, sì, sì, in questo momento siamo tutti online, quindi, sì, la piattaforma è la. È la modalità del momento, ma francamente noi non vediamo l'ora di tornare in sala. Yes, right. Now we are all online and the platforms are fantastic, but honestly, we can't wait to be back to the di and to be back in presence. I posso agree more. I posso agree more. You know, sono sono cinema is what theaters. So Sono assolutamente d'accordo, il cinema è fatto per le sale cinematografiche. Eh, il nostro pubblico è sempre molto timido da casa, quindi è timido anche in sala, ma è timidissimo, notiamo ancora di più da, da casa perché è comunque una modalità nuova per tutti, quindi invito chi volesse fare delle domande, avesse delle curiosità o dire anche che il film è piaciuto o che non è piaciuto perché può assolutamente scrivere sulla chat, grazie. our audience is a bit shy not only in the theater but also from home so uh -huh. uh, we're just waiting for some question we also need to consider that it's a new mode of interacting right through the live right. chats but they yeah. are coming anyway. ecco la prima domanda quanto c'è yes. Yeah. yes we are translating it we, need, we will yeah. translate it to you How much? No, noemi chiede quanto c'è di maya in sonal segal how much of Maya uh, exists also in Sonos? I mean, how much you identify with Maya? How much the two characters uh, overlap? How much of you is in that character? How much of me? Um, I think uh, the only resemblance that I have with Maya is uh, I'm also a writer. Uh, I wrote a book uh, two years ago, a fiction novel. Um, so, I think that's how I identify with her as a writer, and you know, the whole thing of Maya going to another country for a writer's retreat. Uh, but I think the similarity ends there. Um, yeah, Maya is definitely more complex than I am. Beh, io penso che l'unica cosa veramente che, mh, per la quale assomiglio a Maya o Maya assomiglia a me è che anch'io sono scrittrice, ho scritto un libro, un romanzo, eh, due anni fa e quindi il fatto di andare in un luogo per ritirarsi e scrivere è l'unica cosa che abbiamo in comune. In realtà Maya è un personaggio molto più complesso di quanto non lo sia io. Grazie. E vediamo se ci sono altre domande. Ecco, eh, c'è una domanda direttamente in inglese che la nostra traduttrice ecco, tradurrà. Mi scusi, io non ho capito questo film, ma chi è davvero Manny? Eh, ma, perché, eh, ma perché fa questo alla sua vita se è soltanto un'intelligenza artificiale? Cosa, chi o cosa sta dietro a Manny? E perché, uh, la sua amica va a Parigi e mentre lei rimane lì da sola? You, you may answer. Thank you. Yeah. Okay. Um okay. Uh, firstly, okay, who is Manny? Okay, um I I don't know. I might be giving a lot of the plot here to answer this question uh, for all the audience who hasn't seen it. But okay, one thing I can tell you Manny is like Siri or Alexa. And, um, you know, this artificial intelligence is actually programmed to uh, learn from its user. So it's, um, you know, a Siri or an Alexa, which are uh, apps, which are assistants in your iPhones and your Google phones, um, they actually, you know, uh, learn from your communication, the way you communicate. I tried talking to Siri. In fact, some of the dialogues between Maya and Manny in the film are my actual conversation with Siri. So uh, there is no one behind uh, Manny. Uh, Manny is artificial intelligence. Uh, and why does the friend go to Paris? Uh, because Maya has actually arrived in Latvia on a writer's retreat, not so much to meet her friend. She has. Uh, come to Latvia so when you're when you're a writer writing a novel on a writer's retreat you have you want to be alone you know so she's not really come to see her friend yeah she hangs out with a friend for two days but after that the friend leaves because the writer needs um, you know her space to write okay Beh, allora in realtà nel, nel, nel rispondere a queste domande devo stare attento perché non voglio svelare troppo del film a coloro che magari ancora non l'hanno visto. Comunque, per quanto riguarda Mani, Mani è un po' come Siri o come Alexa, queste apps o questi diciamo, assistenti che abbiamo sui nostri cellulari che sono. Programmati per imparare per apprendere da come comunica il proprio il proprietario del cellulare o quello che è, no? E quindi è proprio ascoltando quello che dice che imparano a comunicare. Così, in realtà, nella, addirittura nel film ci sono dei punti in cui il dialogo è esattamente quello che io dico a Siri all'app all dell'iPhone, eh, e quindi eh, non c'è niente né nessuno dietro a Manny, è semplicemente questo. E per quanto riguarda invece il fatto che l'amica se ne vada a Parigi lasciando Maya da sola, in realtà non è che la lascia da sola. Maya ha uno scopo preciso che è quello di ritirarsi a scrivere, e quindi non è, venuta, non è andata in Lettonia per, soltanto per vedere amici, sì, ha visitato la sua amica, ma in realtà il suo scopo è avere lo spazio, il tempo e anche la solitudine per scrivere. Grazie. Thank you. Vediamo, ci sono, ecco. Il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale non ha un esito positivo nel film. Credi che ci possano essere situazioni in cui l'intelligenza artificiale può essere utile o migliorare le nostre vite? La um, relationship relazione con l'intelligenza uh, artificiale nel in film non ha un esito positivo, ma credete che le situazioni e le circostanze in cui In, uh, artificial intelligence may be really useful or even improve our lives Question oh for mark. sure um, i think artificial <laughs> intelligence is already improving our lives and it's very helpful um, and especially you know if you're a very lazy person it's it's brilliant siri and alexa do half your jobs um, yeah this is a fictional film uh, so no i'm not saying um, uh, you know, artificial intelligence is bad, but um, maybe overdependence dependence um, would be tricky for human beings in the future. Okay. <laughs> Ma certo che possono aiutarci a migliorare le nostre vite la, anzi già lo fanno assolutamente, se una persona è un po' pigra per esempio niente di meglio che un'intelligenza un artificiale che l'assiste, quindi no non dico affatto che sia una brutta cosa assolutamente, magari ecco bisogna stare un po' attenti perché una sovradipendenza eh, dipendere troppo da questo può essere un po' rischioso diciamo grazie, thank you Grazie. Uh, vediamo se ci sono. Ecco, c'è un'altra domanda. Yes. Which I I did so now... Come uh, come sono stati scelti gli attori internazionali che partecipano al film? ok um, okay, so I did not cast the international uh, actors, the director did. Uh the director is Latvian, Puse who lives in Riga, which is where the film was shot. And, uh, the for the various parts. In realtà non sono stata io a, fare, uh, a scegliere gli attori, lo ha fatto piuttosto la regista, che è Dasse Puce, che è lettone e vive a Riga. Quindi è lei che ha condotto i provini per scegliere gli attori internazionali. Certo, grazie. Questa domanda è stata fatta da uno dei nostri, questa è una notazione diciamo eh, privata festivaliera, ma utilizzo il mezzo: dal, da uno dei nostri seguaci, follower più accaniti e quindi ci segue anche da lontano e ci fa molto piacere. Buonasera, Peter. Hello, Peter. so the question came by the way from one of our greatest fans a great follower of the festival who is, oh. who is apparently following us also online so we are very happy he's still with us if not in the presence oh. but online and peter his name so hello peter thank you hi, for Pe your question hi peter <laughs> thank you for your question <laughs> <Yes>. <laughs> uh, would <I> go <laughs> Eh, ecco, Vito chiede: il tema della tecnologia che tenta di prendere il sopravvento sull'uomo è un tema molto sfruttato nel cinema. C'è un film in particolare da cui Sonan ha preso ispirazione per questo aspetto del film? So, the theme of technology that tries to prevail over men is, is a theme which is very much present in cinema and in films. Is there a film in particular you are you were inspired on to? regarding this aspect of the film of technology is there any inspiration in cinema you had mm, uh, you know i have always been a huge fan of science fiction uh, writing science fiction movies mm, from the time i was a child like my favorite author is uh, um, haruki murakami the japanese author and i don't know how many of you know of his works but it's always kind of uh, spirituality and science, uh, you know, hand in hand, going together. So, uh, while um, now again, I don't want to give out more of the plot, but uh, while it seems like a triumph of AI over human, um, maybe it is not, and like that in the film, if you uh, watch it. Um, yeah. So, um, my, my father is a scientist, so you know, I have. I have like this huge interest in technology and artificial intelligence and other worlds and parallel universe. And I read a lot about those subjects and, uh, you know, I keep abreast of things like that. Um, so, yeah, so my inspiration is like kind of universal, not, um, you know, restricted to a movie or a book or something like that. Beh, io devo dire che sono sempre stata una grandissima uh, fan della fantascienza, sia nei libri che nei film, questo fin da bambina, fin da giovanissima. E uno dei miei autori preferiti è Murakami. In Murakami diciamo che c'è una, una visione molto particolare in cui la spiritualità, quasi la scienza, in qualche modo eh, sono, si, si avvicinano. E poi mio padre è scienziato, quindi fin da piccolo ho avuto questa vicinanza e eh, sono sempre stata molto interessata alla, alla fantascienza ma anche alla scienza, alle intelligenze artificiali, ho letto moltissime cose, quindi devo dire che più che una, un film in particolare, un libro in particolare, la mia ispirazione diciamo viene da tutto l'universo scientifico e fantascientifico. Grazie. Grazie. E, um, volevo sapere, volevo chiedere a Sonal se um, che, che progetti ha per il futuro, se sta già lavorando a un altro progetto, a un altro film, a una, um, eh, oppure se, insomma, sia come produttrice che come attrice. And so, the questions about your future: your future projects. Are you working mm. on a film, a writing, or thinking about producing something, uh, you know? Uh, what's your, your your project for the future as an actress, as a producer, as a writer, whatever? Yeah. So, uh, yes, I have another project as a writer, actor, and producer together. And it's completely different from this one. It's, um, it's a, uh, a true story about an immigrant couple uh, based in the UK. So um yeah so it's like you know I, I I love to explore different stories different themes different genres and um I guess that's what cinema is like you know when you're a cinema buff you just want to explore everything watch everything make everything Beh, devo dire che come sto scrivendo, e appunto, sto scrivendo una, un, una cosa molto diversa da quella del film che avete visto, perché questa è una storia, è basato su una storia vera e narra, infatti, di una coppia di immigrati in, in Gran Bretagna. Quindi, completamente diverso. Mi piace molto scrivere, mi piace scrivere di cose diverse, mi piace affrontare storie diverse. Io penso, un po' come tutti quelli che amano il cinema, c'è questa passione anche per spostare. Da una storia all'altra, da un'ambientazione all'altra, per fare sempre di più, e c'è quasi questo desiderio di fare tutto. Grazie. c'è una domanda: quanto è lontana la prospettiva mostrata nel film dalla realtà di oggi? So the vision you portray, or the situation, the atmosphere you portray in the film, how far is it from today's reality? Um, I don't think it's very far, you know. Um, it's we are already, uh, I, I think it's become more so in the lockdown because now we are completely hooked on to our devices, our phones, our laptops. You know, before the lockdown, there was a situation where, you know, everybody was saying, oh, we should reduce screen time and, you know, we should like go back to organic living and everything. And, uh, but I think uh, the lockdown has kind of brought us closer to Manny's world because now we are all and we can't help it you know uh, children are doing their studies online here we are holding a film festival online you know uh, business meetings are happening online so yeah i think uh, scarily the lockdown has brought us closer to manny's world true Beh, penso che non siamo così lontani dalla realtà odierna, soprattutto adesso, lo stiamo, ci stiamo avvicinando sempre di più perché appunto con il lockdown questa modalità virtuale online è diventata sempre più importante. Se prima del lockdown magari dicevamo dobbiamo usare meno gli smartphone, dobbiamo essere più, vivere secondo natura, eccetera... La situazione d'emergenza ci ha costretti ad avvicinarci sempre di più invece alle tecnologie, ai, ai ai, ai Manni, appunto, quindi siamo ancora più vicini a Manni proprio per via della situazione che ci troviamo a vivere. I bambini fanno didattica a distanza, studiano a casa, i festival come questo si svolgono online, gli incontri di lavoro si svolgono online. Quindi sì, è, è paurosamente, eh, direi, eh, siamo, è sempre più vicina alla realtà questa visione che c'era nel film. Sì, verissimo, verissimo. That's very true what you said. Absolutely yeah. true. Una domanda, un'altra domanda, fra tutti i film in cui hai recitato, qual è il tuo preferito? So, among all the films you played, eh, which is your favorite one? Which is my favorite one? Um, yes. Ok, uh, you know, it's always your first film is always uh, the most special one for you. So, I think it will be my first film, which was uh, directed by Nagesh Kuknoor. Oh, um, Nagesh. I know Nagesh. Yes, <laughs> yes. Uh, he's absolutely brilliant. And I was, I was such a fan. And I remember when I auditioned uh, for uh, the film, and I was driving back from the audition, and I got a call from Nagesh. And he <laughs> said, uh, So, you know, uh, uh, you, you're selected for the part because we were shooting the, like, like the next week and um, he was like uh, ken if you haven't reached home can you turn around and i swear to you i almost had an accident because i braked in the middle of the road <laughs> and i was like okay, what did you say again <laughs> <laughs> so, so yeah i think it's always your first film which is your favorite you know so i would say Ashai is my favorite film yeah. uh, Beh, penso che il, il primo film è sempre quello che si ama di più, secondo me questo eh, è così per tutti. e Io ricordo che il mio primo film, diretto da Nagesh Kuknur, eh, io ero andata al provino e stavo tornando a casa e non avrei mai pensato di essere presa. E mentre appunto tornavo a casa ho ricevuto una telefonata da Nagesh che mi appunto mi annunciava che ero stata scelta, che addirittura dovevo tornare, se stavo andando a casa, tornare subito lì. perché le e poi sono iniziate a breve e quindi mi ha chiesto di tornare. Io ero così emozionata che per poco non ho fatto un incidente per tornare lì, e quindi sì, penso che posso dire certamente che il film A, -A Yen, non so se ho pronunciato bene, è quello che più mi è rimasto nel cuore perché è stato il mio primo film. Grazie. Sì, Nagesh è un, è un regista, Nagesh Kukunuri indiano, ha fatto tanti film. Sì, sì, è una persona conosciuta. Insomma, sì. Nagesh Kukunur is a well-known Indian director, he directed quite a few films, and uh, we know him. Allora, una domanda, ecco: uh, la traduzione? Sì, una domanda, Oh, my tactic! I'm, I'm shooting so. aiuto. Uh, Com'è che non ci sono scene in cui eh, si vede il centro della città di Riga o qualche monumento o qualcosa? Com'è che non si vede mai la città di Riga in nessun modo? Okay. Uh, there is um, the, the, the Christmas, the the, carousel, the Christmas, um, that area. And yeah, when. Uh, When Maya is trying to call Alex, um, yeah, there is the wrong that, ones. Uh, Yeah, there are some, and and yeah, and when when the friend first um picks her up from the airport and they go through all of Riga, so, but otherwise, you know, the whole idea was uh because she's on a writer's retreat, you know, she'll be. Pretty much away from the city in a house which is not in a busy locality because that's what a writer's retreat is. You know, writers lock themselves up for days to write books. So, of course, I mean, yes. that's, that's a process that, uh, so, so yeah, of course. Uh, she's not there really for a tourist visit. Uh, mm -hmm. But, yeah, some of the touristy, like I said, the whole Christmas, the, the Riga Center where the whole big Christmas tree and there's a carousel uh, shot, uh, that part is there, I think. No, in realtà ci sono delle scene in cui si vede Riga, per esempio, ce n'è una che ha una Jos delle decorazioni natalizie, poi c'è un'altra un quando c'è una telefonata di Alex e poi addirittura quando il viaggio dall'aeroporto verso Riga si vedono diverse, ci sono diverse vedute della città, però. Anche qui volevo dire che, comunque, l'idea centrale del film è che questa scrittrice si ritira in una casa un po' isolata per scrivere, quindi non è andata lì per fare turismo vero e proprio. Quindi un tour di riga non, non ci sarebbe entrato molto nel film. Però, ripeto, alcune, in alcune scene si vede la città. Grazie. Vediamo, c'è un'altra domanda. Ecco, da, di nuovo da Peter. Sì. Allora, la post-production è stata ha, ha avuto luogo dopo uh, l'inizio della pandemia. E come che influenza ha avuto la su uh, yeah, the post-production was done during the pandemic. Um, in fact, when we just started editing the film, that's when the lockdown happened. Um, so the editing and the color grading is been, has been done in Riga, Latvia and uh, the music and the sound mix has been done here so i would say um, you know in fact every, the whole world was on a lockdown so all our technicians were working from home and so were um, that's it, the director and me and i think um, the, the, this job this post-production actually kept us sane you know because we all had for the first uh, four months like from march april may to almost june end or mid-june uh, we were just fully that's all we were doing you know so we had made like a, a kind of a timetable for ourselves so you know every day uh, the editor would do a couple of scenes he would send it to the music director or to the sound effects person you know then they will put the sound effect music i will do the music you know so and then we would uh, the files would go to the director and would come to me, so it actually kept us uh, mentally very occupied. Because I know a lot of people just uh, went crazy because you know you're locked in the house, you don't know what to do. Um, for us, I'm sorry, we we need to translate all this into Italian. Thank oh, you. <laughs> Okay. Okay. In effetti sì, tutta la post produzione ha avuto luogo durante la pandemia perché appunto il lockdown è caduto diciamo proprio quando si iniziava il lavoro di post produzione che si è diviso fra la Lettonia e l'India in quanto il montaggio e il color grading è stato fatto a riga mentre quello che riguardava la musica e il sound mix è stato fatto negli, in studio in, in India scusate e eh, quindi tutto il lavoro tutti noi lavoravamo tecnici, regista, io tutti tutti ovviamente lavoravamo da casa e eh, devo dire che il, questo, la post produzione è quello che ci ha mantenuti anche sani di mente eh, perché ci ha dato un programma di lavoro una disciplina delle regole degli orari per cui tutti i giorni c'erano da fare una serie di cose e eravamo tutti chiusi in casa cioè tutti come tutti gli altri e quindi facevamo solo quello e quindi ci attenevamo anche scrupolosamente a Tutte le varie fasi uh, del lavoro e appunto ci ha tenuto mentalmente occupati, cosa importante perché so di persone che sono andate fuori di testa durante il lockdown. Thank you. Scusi, ho interruptato, ma dobbiamo tradurre in questo. Per favore, si andi. Sì, quindi è stato un modo completamente nuovo di fare post-produzione. Non credo che nessuno abbia un manuale su questo. Uh, you know how to go about it, but we managed and um, I think we very well. Quindi è stato un modo di fare la post-produzione assolutamente nuovo che nessuno conosceva, e non esisteva neppure un manuale di post-produzione durante il lockdown. E quindi, però, mi sembra che alla fine ce la siamo cavata egregiamente, direi. Beh, sì, ve la siete cavata estremamente, molto egregiamente. Io, No. Yes, absolutely! You did it wonderfully! <laughs> un'amica che noi stavamo eravamo uh, in piena selezione film, noi selezioniamo i film da, dal mese di marzo, abbiamo tempo fino alla metà di settembre, e non ricordo esattamente bene quando, forse durante l'estate. Non, non ricordo, ma insomma, mi arriva una mail da un'amica comune, mia, di Sonal uh, in cui mi dice: 'C'è questo film. Yes, it's true what you said because for instance, what happened to me, to Silvaggia actually, is that okay. she was selecting films. I mean, the selection period goes from March until mid-September, then the, the programme of the festival must be ready. And so mm -hmm. it was during summer, and she got a mail from a friend that she shares with you. And, uh, and la I've seen a wonderful film, you have to watch it. E mi è arrivato il link di, uh, di Manny e, e io ho subito detto: io, insieme al, al team di persone che insieme a me seleziona i film, beh, ci siamo detti: Beh, che film fantastico, diverso! Wow! E allora ho scritto: um, subito mi sono messa in contatto con Consonal ma poi um, Potevamo comunicare la nostra decisione solo dopo la metà di settembre. Mm -hmm. So, uh and she sent me the link to Manny to, to your film. And so we watched the film me and the selection team and we loved it. We thought it was quite unusual, quite special. So and we but we had so I wanted to write to the director but we had to wait till mid September for the selection to be completed. Eh, and... però, ho confessato alla persona che mi aveva dato il film che mi era piaciuto moltissimo e che io, io in cor mio avrei voluto, probabilmente l'avremmo selezionato, ma dovevamo vedere il resto eh, dei de, de lavori che ci arrivavano e la risposta è stata, beh, fantastico, insomma, era molto contenta, quindi um, la domanda è, um, questo film, che responso ha avuto da altri festival? È stato selezionato oppure è una storia diciamo troppo diversa per essere una coproduzione con l'India quindi magari alcuni festival di cinema indiano non l'hanno selezionato, forse non l'avete mandato insomma, volevo capire un po' il feedback che è arrivato da altri festival mm -hmm. So I told the person who sent me the link that I loved the, uh, the film but I couldn't yet say whether it would be selected or not because I had to wait for the end of the selection but mm -hmm. I loved it and I did hope that it would be selected and, and she said I'm very happy Anyway, my, uh, all that to ask you, what kind, how was this film received and uh, what kind of feedback you got from the different festivals? Because it's such a different film, and most uh, Indian film festivals associate India to other atmospheres and ideas and themes, right? Mm -hmm. So, mm -hmm. how was it received by different, by different festivals, selected, not selected, whatever? Yeah. Oh, firstly Silvaja, thank you so much for your kind words um, Not so yeah um you know when um you know the idea came to me and i decided to make the film it was always like you know a lot of people said that um, oh, maybe you know festivals will not be very receptive because they always like to uh, show in you know like the the downtrodden stories from india the hardship of india and and i was just like you know i mean sure you know india has you know it has uh, its problems which you know it's good to share with the world but there's another india also and uh, and i'm not even thinking about that it, i i just have this story and i just want to make the film i don't know i don't care where it goes from here and hopefully we we'll make a decent film that will go somewhere uh but i've just been um uh, you know Amazed at the feedback that we've gotten. Uh, we already won an award at the European Cinematography Awards. Um, and congratulations! Uh, thank you. So, um, uh, you know, it's just been overwhelming because really, when we were making the film, it was just that you know, I had the script, and um, uh, should I stop now for the translation and then I'll continue? That's okay. You can go. Yeah. So. Oh, when I had, uh, yeah, first I had this idea and this script. Um, and that's it. Pusse, say um, the director. I sent it to her, and I was like, "Let's make this film." So, and she read it, and she's like, "Oh, it's brilliant. Come on, let's do it." So, you know, we we just were, we were excited about the script, and we wanted to make the film, and we never thought beyond that. But you know, like um, a lot of people told me that, "Oh, but you know, it's not like a festival kind of film because." Um, it does not have that um, you know the, the rural the ethos of india and i was like i was like it's a story and it's a human story and it's a story which i think will connect with people over the world you know and um, yeah our response has been great so i guess we did something right oh yes very more than right <laughs> <laughs> thank, thank you Ma devo dire che quando ho avuto uh, l'idea di questo film, appunto le, di questa storia, già allora molti mi hanno detto non penso che non pensiamo che sia un film che verrà apprezzato dai festival, del cinema indiano, perché appunto c'è questa immagine. Dell'India eh, ben diversa, più sofferente, con problematiche ben più gravi, eccetera. E io ho sempre, ho sempre risposto che è vero che l'India ha una serie di problemi, eccetera, ma esiste anche un'altra faccia dell'India e eh, volevo appunto parlare anche di questo e possibilmente. E questo volevo fare. E non mi sono stata troppo a domandare come sarebbe stato ricevuto, dove andava, eccetera. Volevo parlare di questo e possibilmente farlo in modo decente diciamo e poi io stessa sono rimasta stupita di, di come è stato accolto questo film che ha già vinto un premio fra l'altro eh, ed è stato veramente con stupore che sia la regista che io abbiamo visto questa reazione perché ripeto quando ci siamo trovate per fare questo film avevamo questa sceneggiatura che ci è piaciuta e abbiamo deciso di fare questo lavoro e eh, anche se appunto già ci dicevano che non era adatto ai festival eccetera ma credevamo che questo film comunque contenesse una storia umana che poteva parlare agli umani eh, di tutto il mondo e quindi abbiamo lavorato in questo senso e la risposta che stiamo ottenendo è meravigliosa e ci conferma un po' in quello che pensavamo bene bene Uh, vediamo se ci sono altre domande. C'era una domanda. Ecco. Da appassionata e amante della fantascienza, come ci hai appena raccontato, come e quando hai capito che il cinema sarebbe stata la tua strada? Come you said, you are a great fan of science fiction. So, when did you when did you realize that cinema would have been your future? Oh, uh, you know, this is a really funny story. um you know when i was four years old uh you know how in india i don't know if it happens in italy in india we have, you know they have this parents are very ambitious uh for the children and right right from kindergarten you know you're supposed to pick a profession so if you ask any four-year-old what do you want to be when you grow up um they will always say doctor engineer pilot you know yes. it's a, it's a thing yes, yes. now um this, my mother tells me that, you know, one day uh, someone came and told my mother that, you know, you should be very worried about your daughter. And she was like, what happened? He's like, you know, when we asked her, what do you want to be when you grow up? She said, Charlie Chaplin. <laughs> <laughs> so, so what said, did your mother say? <laughs> yeah. So my mother was like, okay, I don't even know where that is coming from. Like, uh, and you know, like so, when we go, when I grow up, my mother always tells me the story that you know you were like four years old and you used to go to go and tell everybody, "I want to grow up and be Charlie Chaplin." And uh, you know, now I realize when we I was little, um, we used to have back to back uh, showing of Charlie Chaplin films on a Sunday, and I think I only woke up for that. You know, he made me so happy. It was like, I think I just wanted to be that in someone's life. I wanted to be. You know the joy. Like I wanted to be Charlie Chaplin, and uh, now when I grow up, I'm just like, oh, hmm. so you know. I think I'm kind of getting there. Uh Charlie Chaplin used to write, he used to produce, he used to act. I haven't directed yet, but maybe one day. So maybe it was a prophecy I had. Yes. So. yes. Beh, no. se, uh, riguardo a questa domanda mi viene in mente una storia veramente buffa, uh, che risale a quando avevo quattro anni. Allora, in India i genitori sono spesso molto ambiziosi rispetto ai propri figli. E comunque una domanda che viene fatta spesso ai bambini è cosa vorrei fare da grande? È come se già si dovesse subito sapere il proprio futuro, e la maggior parte dei bambini indiani risponde: il dottore o l'ingegnere, questi sono i mestieri più ambiti, e uh, invece mia, madre Madre mi ha raccontato che eh, quando ero piccolissima, appunto molto piccola, le vennero a dire di stare attenta a sua figlia perché eh, quando veniva chiesto alla bambina cosa volesse fare da grande, lei rispondeva Charlie Chaplin. Questa cosa me l'ha raccontata la mamma eh, quando ero più grande e mi ha fatto molto riflettere perché, appunto, in realtà da bambina mi portavano a vedere questi film di Chaplin la domenica mattina ed era l'unico motivo per cui io ero felice. Di alzarmi. Cioè era, avevo già questo sogno di essere in qualche modo come Charlie Chaplin, era un po' il mio ideale, e in qualche modo poi l'ho seguito questo ideale, perché eh, Charlie Chaplin, come sappiamo, non era, era attore, regista, produttore, scrittore. Io ecco regista ancora non lo sono stata, però sto cercando di fare le altre cose. E quindi eh, c'è stato questo, questo inizio, questa è la cosa che mi ricordo. Grazie, thank you. Vediamo se ci sono delle altre domande. Eccolo. Allora, eh, apprezzo molto il fatto di rappresentare i temi come l'omosessualità e come la tecnologia possa essere usata per scopi vendicativi, come al giorno d'oggi purtroppo succede. Pensi che il cinema potrà combattere la mentalità delle persone, specialmente quelle più conservative? il fatto che hai parlato di such. Themes as homosexuality and, and the fact that technology can be used also for evil purposes, for a revenge, sort of, uh, as it often happens today, unfortunately. So, do you believe that cinema may do something to fight against the people's mentality, especially the most conservative ones? Um. Yes, I definitely feel that uh, you know cinema has a power uh, to influence people. you know, popular culture definitely has power to influence people. So um, which is why you know I've addressed homosexuality and uh, and the way in, I haven't addressed it in a way that you know um, uh, you know, I'm, I'm trying to change the society or something, but you know when you build this thing subtly in a story, um, it definitely uh, would, you know, make the conservative people think twice. Um, so, um, you know, because I, I, I have a, a lot of homosexual friends, um, you know, who still haven't come out, even though uh, homosexuality is not a crime in India anymore. You know, we had a, uh, the law was changed in 2018 because uh, it's really not about law; it's also about it's not about oh one day the law changes and the next day everybody will come out you know from their closets it's True, not like that course. you know because um, a lot of them are still battling issues like uh, you know i mean they don't want to hurt their loved ones they don't want to hurt their parents you know which are so everyone is not a rebel everyone is not like oh you know so so just to bring out the the you know that conflict and and yes, and I think more and more people should use cinema as a tool uh, to um, address, you know, these kind of problems that we have in a society. Because these problems will not go away with the law changing; they will go away with people's mindsets changing. Sì, penso sono convinta che il cinema abbia il potere di influenzare la gente, cioè la cultura popolare abbia un grosso potere di influenza sulle persone. Per quanto riguarda il tema dell'omosessualità, non è che ho la pretesa di cambiare la società, però almeno far riflettere anche la parte più conservatrice della società. Io devo dire che ho moltissimi amici omosessuali, molti di loro non hanno fatto il coming out per vari motivi, perché è vero che in India dal 2018 la legge è cambiata per cui l'omosessualità non è più vista come un crimine ma il cambiamento della legge non significa che tutti facciano cammino si sentano a proprio agio dall'oggi al domani molti ancora eh, hanno un forte conflitto interiore perché non vogliono in qualche modo far, eh, far soffrire genitori o amici o, o parenti e quindi questo conflitto esiste ancora e, eh, e, e quindi volevo che emergesse e penso che il cinema abbia proprio gli strumenti per, per affrontare questo problema perché questi problemi esistono e non, se ne, e non se ne vanno con un semplice cambiamento di legge ma appunto se ne po si possono superare soltanto se cambia non, non solo la legge ma anche la mentalità della gente grazie Sonal, verissimo, verissimo. thank Sonal, that's very true okay. thank you so much vediamo se c'è qualche ultima domanda eh, eh. Vediamo un attimo. Eccoci. C non è una domanda, <ride> ma soltanto un messaggio di congratulazioni. Che <ride> Beh, devo dire che ricevere, fa sempre piacere comunque ricevere messaggi no? in cui le persone eh, dicono che, insomma, che sei brava, quindi brava Sonal. But it's, it's always good. It's always nice to receive such messages with people saying "I love you." Your, your work is great. So, once again, thank you and excellent. Ecco, anche qui ho visto il film, molto, molto bello. Tre punti esclamativi. So the, the it says I watched the film last night. Very, very beautiful with three exclamation marks. Wow! <laughs> oh, thank you so much. Quindi Grazie. vedo che avete amato il film di Sonal, vi ricordo che sarà online fino alla fine del festival per chi lo volesse vedere o rivedere. So I see that the audience loved your film and I would like to remind uh, our audience that the film will be online until the end of the festival for those who haven't yet watched it or want, or want to watch it again. E vi ricordo anche che queste, questi River to River la, uh, Chai Time sono, una sono poi salvati sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Quindi chi, per esempio, uh, guarderà il film, non so, ora questo lo potete dire a un amico, a qualcuno che, a cui magari capita di guardare il film uh, stasera, domani, gli potete anche dire se vuole di riguardarsi quest questa chat, questa chiacchierata che abbiamo avuto insieme a Sonal. And another thing is that these uh, uh, chai time uh, mm -hmm. events, the conversations, will stay online on our Facebook uh, page as well as on the YouTube channel. So, for those who are going to, to watch the film maybe tomorrow, day after tomorrow, they can still uh, follow the conversation we just had with Sonal about the film. Maybe in three days' time or four days' time, it will say. Esattamente. Quindi. Um, C'è qualcosa, che, qualcosa che vuoi dire prima di salutarci, Sonal? Is there anything else you wish to say before saying goodbye, Sonal? Uh, well, I want to thank you, Selvagia, and I want to thank uh, River to River Florence Indian Film Festival for screening Manny and uh, you know making it reach out to so many um audience online because you know we were really worried, like, I don't know how the Um, this online festival thing will happen, and will people even watch the film? But clearly, a lot of people have watched the film. And um, so, thank you so much, so much for um, uh, giving us this platform to screen many. Beh, voglio semplicemente ringraziare Selvaggia, ringraziarla per aver selezionato Manny a River to River e per averlo quindi reso visibile ad un pubblico veramente vasto, a un pubblico online che può essere smisurato. Perché, appunto, con questa nuova modalità noi stessi ci domandavamo chi lo vedrà questo film? Lo vedremo solo noi. E invece, appunto, grazie a River to River e Selvaggia, improvvisamente si apre ad un pubblico eh, grandissimo. Quindi, ancora una volta. Grazie, grazie davvero. Grazie a te, Sonal. Spero di vederti presto dal vero, dal vivo in <ride> India. Eh, spero di tornare in India presto e be per bere un chai insieme a te. So thank you so much, Sanal, for your availability and I do hope sovais, I do hope to meet you, to meet you physically in presence in India very soon, hopefully and have a real chai together. I know me too. You have to come to India. We're not in a lockdown yet, so come come. I have a real Dice, sì, sì, assolutamente anch'io. E vieni subito in India, anzi, vieni subito perché ancora il lockdown non c'è e quindi approfittane. Va bene, presto arriverò. presto arriverò. I'm coming very soon. As soon as oh, possible, Sonal, ti aspetto. Sonal, Grazie ancora, grazie mille, Sonal. Thank you so much. And, eh, e ci vediamo prestissimo. So thank you so much, Sonal, and see you very soon. Thank so, you for, for having you. Me. Right. Grazie Bye. per avermi invitato. See you soon. Bye. A presto. Eccoci. Allora, grazie a tutti quelli che hanno seguito il nostro, il nostro River to River Chai Time di, di stasera. I would like to thank all those who followed this uh, River to River Chai Time. Vi ricordo gli appuntamenti del Chai Time di domani. Domani a mezzogiorno, con Marco Restelli e Pierpaolo Di Nardo, questo sarà solo in italiano, uh, parleranno di viaggi in una meta meravigliosa come l'Himalaya. So there will be two chai, uh, I would like to remind you about the chai times tomorrow, there will be one in the morning only in italian with uh, uh, Marco Restelli and Pierpaolo Di Nardo who will talk about Himalaya sarà preceduto da due brevi documentari sull'Himalaya, uh, India in Himalaya e Buddha of the Chadar, che quindi potrete guardare domani mattina e poi a mezzogiorno collegarvi con il Chai Time. And before the Chai Time there will be two uh, short films, two documentary films about Himalaya, uh, India in Himalaya and Buddha of the Chadar, so you can watch them and after that follow the Chai Time. Il secondo domani è una giornata intensa, è domenica, quindi vi vogliamo, vi vogliamo tanti a seguirci perché noi domani saremo impegnatissimi. Quindi avremo tre chai time. Il secondo chai time è alle 18. So, tomorrow it's a very intense day. It's a Sunday, so we hope and we do want all of you to follow us tomorrow. So, we're gonna have the the vet, uh, chai time in the morning, and then again at six o'clock pm, another chai time. Con il grande regista Anurag Kashyap, with the great Anurag Kashyap. Eh, che è il regista del, di tanti film, è stato nostro ospite nel 2012. Il film di cui parleremo con Anurag è Man Marzian. il film con Anurag è Man Marzian. Che è in proiezione da oggi alle 3, quindi lo potete vedere in proiezione da oggi alle 15, è una storia d'amore Bollywood style meravigliosa. Lei e due pretendenti, e quindi da vedere chi sceglierà la ragazza. Tutto questo con il suono di musica Punjabi che farà da, da sfondo all'intera storia. So the film is already online. It's, it, it opens uh, online at three o'clock PM today. You can watch it uh, today and tomorrow, etc. And the film is a wonderful uh, story <coughs> sorry, about uh, a young woman and her two lovers. So we'll, we need to see how it's going to end up and which one she will pick. And it's all accompanied by a wonderful Punjabi music. E l'ultimo dei nostri chai time della giornata di domani è alle sette e mezzo, and the last of our chai times tomorrow is at 7:30 pm con la regista Arati Kadav e il suo um, direttore degli effetti speciali, Zenish Mehta and we'll have the director Kava, Kadav e and Mehta Who is in charge of special effects of the film. Il film in questione è Cargo. Cargo è un film che sarà in proiezione a partire da stasera alle 20:30, sarà in proiezione per sole 24 ore, quindi vi invito a vederlo assolutamente. The film is Cargo and the film will be online as of tonight at 8:30 and will be online only 24 hours. So I do invite you to watch it. Il film è fantastico, anche qui science fiction, perché si parla di due astronauti che accolgono delle persone nello spazio su un'astronave. E quindi è un film molto particolare, intelligente, brillante, poi una giovane regista, una ragazza, Rati, eh, imperdibile. the film is very special because again it's about science fiction and it actually talks about two astronauts who welcome people on board uh, on a on a spaceship in the middle of the space and uh, it's by uh, it's a brilliant it's a very smart brilliant film and it's by an amazing young director Arati E ecco, questo è qua. Poi il programma dei film della giornata di domani, l'avete tutto online, ma vi ricordo Lunchbox domani, sarà in produzione a partire da domani, che fa parte dell'omaggio dedicato al grande Irfan Khan. E poi Without Strings domani sera a partire dalle 20.30, un film che si svolge a Calcutta, dove eh, un uomo e una donna si incontrano per caso a un provino per un reality show. E da lì poi la storia inizia. So you can you have the whole program online, but I just want to remind you that tomorrow we are screening also uh, Lunchbox, which is a, a beautiful movie, and it's part of this tribute we are paying to Irfan Khan. Another film that I would like to uh, highlight to you is Without Strings, that will be screened tomorrow as well, and uh, it's a very uh, it's an amazing story about. two people a boy and a girl uh, a and a girl who meet at an audition and then well from there the whole story starts and up, up to you to discover it. bene quindi grazie a tutti grazie anche a donatella che traduce tutto bravissima non è facile fare le traduzioni online con l'ospite lontanissimo insomma non è sempre così semplice thank you donatella translating everything online e ci vediamo domani get rived. so that's all and thank you so much for following us and see you tomorrow and get revered